Allora, per prima cosa ho tolto lo smalto che avevo messo perché ovviamente le unghie devono essere pulite. E poi, se avete le unghie naturali, già potete iniziare. Se come me avete fatto comunque una copertura in gel, prima dovete togliere lo strato superficiale del gel in modo che la struttura si assottigli, se no viene male a fare la nostra forma mandorla. Non mi sono nemmeno sprecata tanto a togliere lo smalto, appunto perché ora togliendo lo strato superficiale del gel si toglierà anche il residuo di smalto. Ora che le unghie sono assottigliate, non dico come quelle naturali, ma quasi, possiamo iniziare a creare la nostra forma tonda a mandorla. Quindi se c'è qualche angolo rotto non fa niente. Allora, innanzitutto mi aiuto con un tagliaunghie, uno abbastanza largo come vedete. E faccio saltare gli angoli di questo qua, anche se già saltato lo rifinisco. Ok, e già la forma è tonda. Ora con una lima, però della grana molto fine, inizio a fare questo movimento, prima da un lato, poi dall'altro, prima da un lato, poi dall'altro. Sempre mantenendo la lima sotto l'unghia. Per venirmi meglio potete anche provare con una lima banana. Prima da un lato, poi dall'altro, prima da un lato, poi dall'altro. Dopodiché passiamo al sopra, sempre prima da un lato, poi dall'altro. Poi comunque bisogna vedere se voi le volete più tonde o più a punta. A me piace particolarmente appuntita la mandorla. Se avete le unghie naturali, vi raccomando, non azzardatevi ad usare queste lime. Le lime per unghie naturali sono queste, sottili e flessibili di cartone, se no vi rovinate tutte le unghie, perché queste le unghie naturali le fanno sfaldare. Visto che io avevo una copertura in gel, do una limata anche sopra per rifinire meglio la struttura. Le unghie più sono lunghe, più vi verrà migliore la mandorla, più saranno corte, più la mandorla vi verrà corta e quindi tozza. Quindi se volete comunque una mandorlina abbastanza lunga e appuntita, le unghie, anche se quadrate, dovranno essere abbastanza lunghe, se no vi converrà tagliarle tutte e ricreare la struttura con il gel. Guardate che carina. Sempre prima tolgo gli angoletti con il tagliaunghie e ora affusolo la punta. Sempre prima partendo dal sotto. Da un lato e dall'altro, e poi inizio a dare la forma di sopra. Mi raccomando, fate sempre due colpi da un lato, due colpi dall'altro, perché sennò la mandorla vi potrebbe venire asimmetrica. E controllatela sempre mettendola così. Guardate la differenza. Guardate dall'alto. Ora faccio tutte le altre. Il trucco per fare una buona mandorla da una forma quadrata è che quando limate dovete guardare l'unghia da ogni posizione, dritta, al rovescio, lateralmente e così. E anche così. Ora, chi ha le unghie naturali è bene mettere un bel po' di smalto colorato, un olietto per cuticole e le unghiette sono pronte. Mentre se come me avete una copertura in gel, rifate la copertura in gel. Spero che il video sia stato utile a qualcuno. Ora con un po' di pazienza poi farò anche l'altra mano, guardate un po' qui che ricrescita. Un bacione a tutte, ciao!